hasta que siente su calor. Y convierte tu frío en fuego derritiéndote. Y vas enamorándote, perdiéndote. Benvenuti a Novella News. Benvenuti a tutti in questa puntata particolare, vero Salvo? Eh sì, particolarissima, perché quando si parla di Edoardo Palomo è sempre una grande emozione, no Daria? Esattamente, una grande puntata. E spulciando mentre preparavamo, no, la puntata per il compleanno di Edoardo, per ricordarlo, mi sono resa conto che avevo tantissimi video dei fan club. E quindi eccoci qua. Eccoci a raccontare, no? Il fan club, uno dei tanti fan club proprio dedicato a Edoardo Palomo. E noi ci teniamo sempre a sottolineare che il lavoro del fan club è veramente utilissimo. Ci sono tantissimi fan club attivi dedicati ai personaggi di questo magico mondo delle telenovelas, e quindi per fortuna che ci sono loro, Daria. Esattamente, li vogliamo ricordare un attimo, Salvo, tu che hai più memoria di me, che sei più giovane. Sì, allora ricordiamo il fan club di Osvaldo Laporte gestito da Nashua, quello di Carlos Mata gestito da Michela Fiorillo, ricordiamo quello di Victor Gonzales gestito dalle nostre amiche Maria Teresa, Anna Maria Baccà e Anna Maria Caroli. E Esatto. poi ci sarebbe quello di Maite Perroni, di Edith Gonzales. Chissà, Ancora chissà chi è la responsabile di questa bravissima attrice, ma ce ne sono tanti, tanti altri ben attivi e per fortuna che fanno un lavoro veramente eccellente. Esattamente, quindi magari ci è sfuggito di nominarli tutti, ma sono fondamentali e senza i fan club oggi non saremmo qui a fare questa puntata, quindi partiamo un po' dall'inizio. Esatto, partiamo proprio dal primo fan club gestito da due bravissime ragazze in onore di Edoardo Palomo. Esatto. Raccontiamo tantissime cose. In questa puntata ci sono delle immagini, dei video che vi vogliamo mostrare. Esattamente, il fan club di Firenze. Dedicato appunto a Edoardo Palomo, è stato creato da due ragazze nel 1993, alla fine del 1993. E sull'onda appunto di Cuore Selvaggio, Alessandra e Marcella iniziano questa avventura. Oggi purtroppo Alessandra non c'è più, però noi la ricordiamo chi ha fatto parte di questo fan club e come me, vogliamo appunto ricordare questo, hai detto bene, il lavoro che hanno fatto. E insomma, grazie a loro c'è stato il primo incontro con Edoardo Palomo. Esatto, ma parlando delle responsabili del fan club, immagino che tu le abbia conosciute, no? Dal vivo. Sì, io le ho conosciute proprio a questo primo incontro, il 30 luglio del 1994. E io le ho conosciute mentre ero in fila appunto per andare al Palatenda, appunto a Firenze. E quel giorno è stato un giorno indimenticabile perché mentre ero in fila ho conosciuto Loredana, Antonietta, Teresa, insomma, quelle che ancora oggi sono mie amiche che ho sentito 20 minuti fa per darci la buonanotte. Quindi è un'amicizia, che è una di quelle cose che, diciamo, Edoardo ci ha lasciato in eredità. Ecco, l'amicizia, quella vera. Esatto. L'amicizia che è un valore in assoluto, no? Per noi e anche soprattutto per il nostro Edoardo Palomo, no? Che lui veramente ci teneva tantissimo a questo sentimento molto, molto profondo. E nel corso della puntata scopriremo anche il perché di questa Certo. profonda amicizia. E poi c'è stata anche un'occasione che proprio nell'ultima puntata di Cuore Selvaggio si sono radunate tutte le fan. E Allora, immagino sono state che c'eri ospiti, anche tu.
Non c'ero, lì non c'ero, lì non c'ero. Ma Non ero come? Non avevi troll in mano ancora arrivata. No. per partire? No? Perché Strano. io l'ho iniziato a preparare, ce l'ho sempre avuto pronto dal 30 luglio del 1994, da lì sono partita, diciamo. E, Ecco. però ecco, no, in occasione dell'ultima puntata, le responsabili del fan club di Firenze furono ospiti appunto della serata speciale dedicata all'ultima puntata di Cuore Selvaggio, e lì avevano portato il regalo ad Edoardo, avevano fatto, insomma, avevano fatto diverse cose e avevano partecipato, però io non c'ero. Io sono partita dal 30 luglio 1994 e quindi adesso voglio farti vedere questo piccolo video da cui parte veramente tutta l'avventura. Guarda. Soddisfazione De conocer a muchísima gente, di conoscere tantissima gente, millones y millones de personas milioni e milioni di persone en todo el mundo, in tutto il mondo, especialmente el área latina. specialmente tutta l'area latina. Y yo he hablado muchas veces Io ho parlato molte volte de el amor, dell'amore, de la amistad, dell'amicizia, de la fraternidad della fraternità entre los seres humanos. tra tutti gli esseri umani. Me siento muy orgulloso Sono molto orgoglioso, de estar en este barco con Juan del Diablo. molto fiero di essere in questa nave di Juan del Diablo. Considero que Juan del Diablo es uno de mis mejores amigos. Lo considera uno dei suoi migliori amici. Es tan buen amigo È così buon amico que no sé dónde empieza él y dónde termino che non yo. sa dove comincia lui e finisce Palomo. Sin embargo, Nonostante tutto, es una creación. è solo una creazione. Es algo que yo he puesto delante de mí È una cosa che ha messo davanti a sé como un gran pretexto come un pretesto, un grande pretesto para llegar a per ustedes. arrivare a tutti voi. Es simplemente una disfraz È una facciata para tocar el corazón de ustedes, hombres y per mujeres. arrivare al cuore di tutti voi. Gracias. Senti, una serata molto profonda, no? Già all'inizio era tutta una promessa. No, Ma l'emozione era tantissima. Io, queste amiche, Antonietta, Teresa, Giovanna, Teresa stava proprio vicino a me seduta e Antonietta invece si trovava dietro di me. E quindi poi, come ti dicevo, appunto, è nata questa grandissima amicizia. senti, ma ci sono stati anche dei momenti divertenti, qualcosa? Dai, su, raccontaci, raccontaci. Sono Allora. curioso e penso che anche coloro che ci seguono da casa sono curiosi. Dai, cosa è successo? Allora, lui è stato molto divertente, ha fatto uno scambio di battute dal pubblico con le persone presenti e è stato molto carino perché c'è stata, ognuno aveva un numero che veniva dato all'entrata. Perché in quel momento sul palco Edoardo avrebbe fatto dei disegni, avrebbe regalato loro dei disegni che lui faceva lì all'istante. Quindi viene sorteggiata Teresa, Teresa che si trovava vicino a me e fa: Oh, io sono timida, non voglio andare su, io sono stata sempre sola ai concerti di Gianni Morandi. Io già la immagino perché ho avuto il modo di conoscerla Esatto. durante il tuo compleanno, ecco, il tuo 50° compleanno. E quindi io mi volto e faccio: Se vuoi lo prendo io il numero tuo. E Teresa già stava sul palco. È stato molto carino. Sì, no, quella è storica. Ogni volta che ci vediamo la raccontiamo. E quindi lui è stato molto carino, divertente. Però Io guarda, sa. immagino, no, 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 non ci voglio andare, non ci voglio andare, sono timida, ah, ci voglio andare, ah, ci voglio andare, quindi via. Oh, ma guarda che fortuna però, eh? Una Cioè, fortuna grande, cioè. il numero prima del mio, il numero prima del mio c'aveva.
Teresa aveva il numero prima del mio e devo dire che ancora conserva il disegno con tutte le foto, i milioni di foto che poi ha fatto in seguito. Quindi Cioè, quindi vi siete divertiti al massimo sì. con Palomo, eh? Mamma mia. Immagino che guardando queste, riguardando anzi queste immagini, comincia una grandissima nostalgia, anche perché so che quella sera Edoardo ha anche cantato. Guardiamo. La luna tagliata e attenta la peccare. Guarda, stai ancora emozionata, cioè non ti riprendi più proprio. No, un'emozione grandissima. Per me il 30 luglio del 1994 è stato un evento grandissimo. El tiempo se detenga. Il tempo si fermi. Para que tú y yo. Perché tú ed io. Dejemos escrita. Lasciamo scritto. Una historia de Una amor. storia d'amore. Gracias. Grazie. Italia. Italia. Gracias Italia. Grazie Italia. Por darme vida. Per darmi vita. Ci sono ancora altre emozioni, no? Da raccontare, Sì. come ad esempio mi viene in mente la cena all'Hotel Hilton, può essere? Questa sempre è stata organizzata, esatto, all'Hotel Hilton, una cena di beneficenza che è stata organizzata. Bravo, hai studiato. Preparato? Ecco, sì, sei più, via. È stata organizzata sempre dal fan club. La cena era in beneficenza. Una cena di beneficenza a favore di dei bambini, insomma, più bisognosi del Messico, e il ricavato sarebbe andato ad un sacerdote messicano di cui era amico Edoardo. E quindi è stata una serata memorabile. Lui è passato a tavolo tavolo per fare le foto. È stata una cena meravigliosa e indimenticabile. E noi la vogliamo ricordare con delle immagini, no? Immagino. Ho fatto anche un Assolutamente. po' la rima. Vogliamo ricordarla con delle immagini, mi immagino. Parlando di Palomo, diventi poeta pure tu. Sì. Vedi? Guardiamole, va? Guardiamole. Traer un mensaje E per portare un messaggio de los dos, di cariño, tutti e due, de nosotros dos, para todos ustedes per tutte voi y para toda la gente que siga creyendo en el amor de verdad. e per tutti quelli che credono nell'amore vero. Y principalmente E principalmente porque Karina y yo pensamos perché pensano Karina e lui que si podemos dar un buen ejemplo, che si possono dare un buon esempio. Bravo, no somos una pareja perfecta, non sono una coppia perfetta, ni somos el mejor ejemplo, né il migliore esempio, ni tenemos el amor eterno ne asegurado. hanno l'amore eterno assicurato. Tenemos que luchar todos los días para lograr Devono esto. lottare tutti i giorni per riuscirci. Pero pensamos que es importante Ma pensano che è importante para dar un ejemplo a la juventud dare un esempio alla gioventù, de que uno debe luchar che si deve lottare hasta la muerte fino alla morte por su mujer y por su hombre, per la sua donna e per il suo uomo, sobre todo para el futuro de los niños del planeta Tierra. soprattutto per il futuro dei bambini del pianeta. Sempre in quel periodo, nel 1994, nasce a Roma un altro fan club, quello Sì, di Rita Ricci, Pier con esattamente. Pier. E poi da lì sono nati tantissimi altri fan club, come ad esempio quello di Giovanna Bixio, come quella di Sì, Angela Ventura di Taormina. Angela Ventura. Sì, era il fan club di Taormina, il fan club si chiamava Amistad e poi c'era appunto il fan club di Giovanna Bixio che era il fan club ufficiale Los Niños, che era dedicato anche poi a Karina Ricco, ad entrambi, l'aveva aperto per entrambi, sia per Edoardo Palomo che per la moglie.
E quindi poi ce ne sono tanti altri, non me li ricordo tutti, per cui se qualcuno vede ci scuserà, mi scuserà, la memoria è quella che è. E noi ringraziamo tantissimo Rita Ricci, la nostra amica Rita, per queste bellissime immagini che ha messo a disposizione di tutti, no? Sì. E sempre in quel periodo, nel verso novembre 1994, Edoardo ha tenuto altri concerti. Sì, esattamente. L'ha tenuti appunto a Roma, di cui uno al Salone Margherita, e insomma lui era molto felice di tutto questo, dei concerti, era entusiasta, e anche perché ecco anche lì io sono andata al concerto. È vero? Sì. Wow! Avevi preparato il trolley stavolta? Avevi preparato il trolley? E poi nel 1995, quando Palomo fu ospite per il premio, per ritirare il premio della telenovela Cuore Selvaggio, il Telegatto appunto, la nostra amica Giovanna Bixio organizzò un incontro con Palomo e Carina Ricco. Esatto. E qua ci devi raccontare un pochettino che è successo a questo incontro, perché conosco una piccola storia. Della serie Invito uno e vengono in tanti. Sì. Che è successo? Giovanna Bixio, responsabile appunto del fan club Los Niños, e il fan club era dedicato sia ad Edoardo che Carina, in occasione dei Telegatti, appunto dell'arrivo di Edoardo e Carina in Italia, organizza questo incontro con i fan. E la sala non era grandissima, per cui Giovanna avvisa tutte le proprie iscritte che magari potevano portare due o tre persone. Si sono presentati in 3.000. Giovanna è ancora scioccata quando me l'ha raccontato. E a un certo punto c'era così tanta gente che Carina ed Edoardo sono dovuti salire sopra un tavolino per poter parlare con le persone, perché la gente non li vedeva, perché erano sommersi dalle persone, quindi dalla folla, e quindi per poter parlare, rispondere alle domande, ricevere magari ecco un regalo, qualcosa, sono dovuti salire su un tavolo anche per farsi vedere. E quindi ecco, questa era un po' l'aneddoto che mi ha raccontato Giovanna. E Giovanna credo che non se la dimentica più quella giornata, sicuramente. I fan club iniziano a prendere piede, no? Tantissimo. Qui in Italia, cioè Roma, Milano, Sicilia. Sì. Cioè, che cosa è successo, ragazza mia, in quel periodo? C'era la palomite acuta, e quindi eravamo tutte proprio fuori di testa. È stato un periodo incredibile, come ti dicevo. Per cui in Sicilia nasce il fan club di Angela Ventura, il fan club Amistad. E insomma, era un fan club molto, molto attivo, amico, un fan club che era molto unito al fan club di Giovanna Bixio, quindi c'era anche uno scambio di amicizia. Insomma, una collaborazione, no? Esattamente, delle cose molto belle. Ed ecco che siamo arrivati quasi alla fine, no? Degli incontri di Palomo qui in Italia. E quello tra il 1996 e il 1997, il suo ultimo incontro con le responsabili dei fan club qui in Italia. Esattamente, Giovanna Bixio non si ricordava la data, quindi sarà colpa sua sicuramente. Quindi vi raccomandiamo, prendetevela con Giovanna Bixio. Quindi... Povera tesora. No, lei è stata carinissima. Perché... Giovanna, ti voglio bene, lo sai. Scherziamo. Lei è stata, tutto il materiale che io ho ce l'ho grazie a Giovanna, chiaramente, per cui il grazie va a lei, anche per quanto riguarda le immagini del fan club di Taormina, io ho sempre avuto tutto da lei, perché lei come aveva qualcosa lei me lo mandava, quindi facevamo scambio, magari un film che io riuscivo ad avere io lo inviavo, per cui ecco, abbiamo sempre avuto questa cosa degli scambi.
Questo è stato un incontro che è stato organizzato con le responsabili dei fan club per fare un po', come diceva Giovanna, il punto della situazione. Erano passati già, insomma, diversi anni da Cuore Selvaggio, al successo di Cuore Selvaggio, e Edoardo stesso dice non vi preoccupate se magari non c'è più quell'entusiasmo, no, dei primi tempi, perché chiaramente sono passati gli anni, la cosa è andata scemando, è chiaro. E, però lui era molto sereno perché comunque sapeva di poter contare sull'affetto comunque dei fan, sull'appoggio dei fan club che sono andati avanti sempre, ecco. E è bello vedere il clima che si respirava, no? di amicizia, il clima di serenità, ma io direi, appunto, guardiamoci le immagini. Non si preoccupi molto per questo. Non preoccupare molto per questo, perché io so che è molto tanto. Perché già... Hanno preso il volo! Hanno preso il volo! No, ma questa è intorno ai passieri, intorno alle grisce, che amicizia adesso. Bene, la puntata termina qui, ma ovviamente... Prima vi ricordiamo di seguire i social Facebook e Instagram di Mi Amor Novella News e quelli di Donna TV. Quindi vi raccomandiamo di seguite anche, o meglio, visitate anche il sito www.donnatv.com. La puntata, appunto, finisce qui. Vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi e, come sempre, alla prossima. Ciao! Mua. Alla prossima puntata! Se enamoran.